L'identità artistica. Riconoscerla, affinarla. Domande e consigli. Corso di canto e songwriting. Andrea Rodini. La storia di ogni cantante, autore, compositore che vuole calcare un palcoscenico non si esaurisce con la performance di un brano o la scrittura di poche canzoni, ma è spesso legata a quel filo invisibile che rende personale e unico il suo lavoro. Si parla quindi di identità artistica, ma cosa si intende davvero con questa definizione? Ma l'identità artistica è probabilmente l'elemento fondamentale e imprescindibile di un percorso artistico. È probabilmente la caratteristica che fa sì che si riconosca in un artista l'essere unico e irripetibile che siamo tutti noi. A me è capitato spesso di chiedere ai musicisti, agli artisti che ho incontrato, ma tu che musica fai? E in realtà la risposta che mi viene data è sempre: ma io faccio una musica che è un misto, ma non, è un po' una cosa strana, eccetera, eccetera. Non riescono in linea di massima gli artisti a dichiarare ufficialmente qual è la musica che fanno, e questo lo trovo un segno molto giusto, fondamentalmente bello e giusto, perché fondamentalmente questa cosa vuol dire che gli artisti si autoattribuiscono una unicità, sono talmente unico e irripetibile che non posso essere inquadrato in un genere musicale. Sintetizzerei in questa maniera: l'identità artistica è la risposta ci è alla risposta ci è o ci fa. Quando noi guardiamo un artista sul palco e la domanda che ci facciamo è: ma ci è o ci fa? Cioè, sta recitando una parte o è esattamente la cosa che sta facendo? Cioè, la canzone che sta cantando è profondamente se stesso o sta recitando una parte? Quando la risposta è ci è, cioè lui è esattamente la cosa che sta facendo, allora stiamo parlando di identità artistica. Guardate, è veramente una cosa in realtà estremamente complicata da andare a recuperare. Tutti noi possiamo raggiungere una identità artistica, tutti voi potete raggiungere una identità artistica, e l'identità artistica va parallela alla vita, le esperienze di vita che ognuno di noi, ognuno di voi fa, che fanno acquisire all'artista un bagaglio di esperienze e di cose da raccontare che non possono essere che il suo unico preciso punto di vista sul mondo. Questa è l'identità artistica. La formazione della propria identità artistica va di pari passo con la formazione proprio come essere umano. La propria identità artistica la si riconosce nel momento in cui ci si rende conto di stare raccontando la propria visione del mondo attraverso le canzoni, in questo caso attraverso le canzoni, attraverso la musica e in realtà attraverso tutte le forme d'arte. Si sta raccontando la propria versione del mondo senza filtri, il più possibile, e secondo proprio quella che è la propria visione. In linea di massima il più grosso ostacolo per la formazione di una identità artistica è l'autocensura. Ci sono dei meccanismi mentali che fanno sì che ognuno di noi pone delle barriere al raccontarsi. Quelle barriere devono cadere. In linea di massima, il meccanismo attraverso cui si riconosce che siamo liberi riguarda anche un certo rapporto con la propria emotività. Banalmente, quella che comunemente viene chiamata emozione, mi sono emozionato. Ecco, l'emozione è, dal mio punto di vista, l'autoemozione. Quando uno si emoziona lui stesso cantando, quello è già un segno di un superamento di una autocensura. In linea di massima quello è già una buona indicazione di aver raggiunto, cioè di stare raccontando qualcosa senza filtri. E in linea di massima l'identità artistica la si raggiunge nel momento in cui veramente si riesce a far cadere tutte le barriere che non ti consentono di dire la verità, la tua profonda verità, per quanto la verità possa in qualche maniera essere scomoda,
possa essere non allineata al pensiero collettivo, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto non si può che dire la propria versione dei fatti e la propria, non si può che raccontare la propria visione del mondo. Quella è l'identità artistica, lo si riconosce in quel momento.